Puglia, dove la terra diventa vino, terza giornata fieristica nel padiglione dedicato alla regione Puglia, tantissimi gli eventi che si susseguono nell'area cibo e vino e nello spazio dedicato alle masterie didattiche, dove continuano i tradizionali laboratori del gusto, oggi anche la presentazione di un libro, La tavola di Riccio, la presenza del nuovo assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia, Fabrizio Nardoni. Oggi è un'iniziativa importante perché si inserisce tante iniziative in una stessa iniziativa, vale a dire c'è un libro che si presenta e racconta la storia di due chef importanti, c'è una cantina quale quella delle Due Palme che sta avendo dei risultati molto importanti con dei fatturati che negli ultimi 3 anni si sono raddoppiati, e poi c'è anche questa bellissima iniziativa di questa scuola di cucina che sta per nascere lì a Cisternino, riconosciuta, e quindi permetterà appunto a tanti giovani di avvicinarsi e di imparare un mestiere che ormai è un mestiere di grande importanza, soprattutto perché tramite questo mestiere si racconta che cos'è il proprio territorio. Usciamo dall'area Puglia, andiamo nella sala Puccini dove sta per incominciare un importante convegno, la Puglia, un territorio in cammino, tanti esperti a confronto. Delle clusterizzazioni, a mettere assieme degli indici dove chiedevamo insomma che cosa volete fare, che cosa vi serve, che indicazioni ci dite di tipo strategico. E qui succede una cosa bellissima, molto italiana ma anche molto utile da sapere, perché facendolo di là delle tabelle che hanno rigore scientifico, mettiamola così, però se andiamo poi a guardare con calma che cosa rivendicano le nostre cantine intervistate, scopriamo che tutti chiamano in causa gli altri, sempre colpa degli altri, quello che non funziona.